Il Pescara torna dalla Spezia con la sensazione di chissà di aver gettato alle ortiche una grande opportunità. Trovarsi due volte in vantaggio e nella seconda circostanza farlo essendo anche in superiorità numerica già sarebbe abbastanza per rammaricarsi. Figuriamoci poi con l'incredibile palla gol sciupata sull'1-2 da un Melchiorri fin lì comunque immarcabile. Va detto ad onor del vero che lo Spezia, per quanto fatto nei 90 minuti, 40 dei quali in 10, non avrebbe meritato la sconfitta. E va detto anche che il Pescara avrebbe potuto e dovuto gestire meglio l'andamento della gara senza farsi travolgere dal ritmo della squadra di Bielizza, che pronti via si fa sovente viva dalle parti di Fiorillo. Al 20° l'estremo biancazzurro anticipa Giannetti, palla a Catellani che tira colpo sicuro ma Fornasier si immola e salva sulla riga. Poi Della Scueva scalcia alto, poco dopo è la volta di Scitum il cui diagonale sfila a lato. Pescara con Rossi recuperato in extremis, senza Memusciai e Bjarnason, con Zampano alto a sinistra e la coppia mediana Zuparic-Brugman. La squadra di Baroni ci mette tempo prima di carburare, ma dopo aver mandato un paio di avvisi a Cicizola, il primo targato Sansovini, l'ex di turno, il secondo griffato Zuparic, colpisce al minuto 33 con una combinazione in verticale sull'asse centrale. Brugman illumina per il taglio di Melchiorri che scappa a Datkovic, si coordina e infila inesorabilmente Cicizola. Gol numero 12 per l'attaccante Ceratese. Il Pescara pregusta il vantaggio all'intervallo, ma al 45° Canduzio di Cervignano del Friuli fischia un dubbio fallo di Rossi. La trasformazione di Josip Brezovic è da applausi per il centrocampista croato e il quarto centro stagionale. Una doccia fredda compensata da quanto avviene al terzo della ripresa. Giannetti, già ammonito, entra in maniera pericolosa su Zuparic. Sacrosanta la doppia ammonizione e lo Spezia si ritrova in 10 per quasi un tempo. La squadra ligure non curante continua a pressare. Datkovic va vicino al gol e Catellani impegna severamente Fiorillo, ma inevitabilmente lascia spazi che sono un invito a nozze per Melchiorri, il quale al 10° si ritrova davanti a Cicizola, lo invita all'uscita e ricambia il favore a Brugman, servendogli un pallone che l'uruguaiano trasforma nel secondo vantaggio del Pescara, secondo gol stagionale per Gaston Brugman dopo quello al Vicenza. Lo stesso Melchiorri al 24°, servito dal neo entrato Pettinari, ha il colpo del KO, aggira Cicizola ma sbaglia incredibilmente. Un po' di sufficienza e il rimbalzo del pallone possono spiegare un errore a dir poco clamoroso. Lo Spezia così riprende la caccia al pari, Bielizza rischia e non può fare altrimenti, dentro Nenè e Stevanovic e proprio i due attaccanti incidono sul gol del pari a 10 minuti dalla fine. Difesa sorpresa e immobile sul corner di Catellani, Nenè tocca, Stevanovic la spinge dentro facendo esplodere il picco e rimandando al mittente i sogni di gloria del Pescara. Una grande opportunità che ora i biancazzurri dovranno subito dimenticare. Giovedì arriva un Brescia in difficoltà, i tre punti sono inderogabili per non complicarsi la strada verso i play-off.